L'augurio che io faccio è che ci possiamo mettere alle spalle quanto prima la pandemia, con tutte quelle che sono le sue conseguenze, sia sanitarie che economiche, e che possiamo andare a riconquistare quella normalità, la tanto agognata normalità. Proprio in queste giornate di festa, a me personalmente, ma immagino a tutti gli ischitani, è costato tantissimo non potersi scambiare gli auguri come eravamo abituati a fare in passato. Oggi purtroppo bisogna con gli amici, i conoscenti, con tutti i concittadini ci si incontra per strada e si scambiano dei sorrisi augurali, sorrisi che tra l'altro nascosti dietro la mascherina si leggono soltanto dal taglio degli occhi. Quindi il mio auspicio è che possiamo tornare quanto prima alla normalità e sono fortemente e pienamente speranzoso che il 2022 possa essere l'anno, diciamo, del superamento di questa fase e quindi il raggiungimento dell'obiettivo della normalità. Ai cittadini dell'Acquamena e dell'Isola d'Ischia io dico soltanto non perdiamo la speranza, non perdiamo la speranza e nello stesso tempo però invertiamo una cultura, lavoriamo insieme per come ci insegna Papa Francesco, cioè lavoriamo tutti nella stessa direzione. Io penso che noi dobbiamo, anche alla luce delle esperienze di vita che stiamo vivendo, dobbiamo avere la capacità di ripensarci. Ripensarci significa innanzitutto poter ragionare, sognare e vivere da autentica comunità. Cioè siamo insieme dalla stessa parte, proviamo a fare un percorso, comuni, chiesa, scuola, mondo delle associazioni, proviamo a stare insieme, a remare nella stessa direzione come comunità. Pensiamo veramente, proviamo veramente non a pensare solo che ci si salva tutti insieme, ma a metterlo proprio in pratica. Cioè viviamo senza divisioni, proviamo a vivere superando gli steccati, anche dal punto di vista amministrativo e politico che hanno contraddistinto Ischia in questi anni. Proviamo a fare un ragionamento nuovo. Ci viene, diciamo, indicato non solo dal buon senso e non solo dalla Chiesa o dai valori in cui crediamo, ma ci viene proprio insegnato e indicato dall'epoca che viviamo. Questa è un'epoca dove io penso che sbagliamo se aspettiamo di tornare un giorno ad abbassarci solo le mascherine. Io penso che nulla sarà come prima alla luce di questa esperienza che stiamo vivendo e proprio perché nulla sarà come prima noi dobbiamo ripensarci, agire e vivere in modo diverso. Proviamo a farlo da autentica comunità. Io penso che l'Isola d'Ischia abbia le capacità morali, politiche, professionali, istituzionali, del mondo delle associazioni, della scuola, della Chiesa per poter tutti insieme uscire da questo momento, ma soprattutto pensare a un futuro possibile. Ma è possibile solo se abbiamo la capacità di farlo insieme. Un sincero augurio di buon anno a voi e ai vostri cari, vi giunga direttamente dal sindaco e dall'amministrazione comunale di Lacquameno e per quanto riguarda il percorso che dovremmo fare necessariamente insieme, io sono certo che il popolo lacchese, la mia comunità, darà il suo contributo affinché certe tematiche possiamo finalmente affrontarle insieme. Auguri a voi e ai vostri cari. Sì, è chiaro che il nostro è un augurio, è un augurio che innanzitutto vuole significare questo, che nella vita è chiaro che ci stanno dei momenti molto forti, dei momenti dove c'è necessità appunto di far venire fuori innanzitutto il senso di fare squadra, il senso di appartenenza, il senso di sentirsi appunto anche parte di tutto un circuito dove appunto ti senti aiutato, ti senti confortato. E questo è il compito dell'amministrazione, questo è l'augurio di sentirsi sempre veramente, ecco, far parte di una società dove effettivamente guarda con buon occhio e buona intenzione tutte quelle che sono le problematiche, le vicissitudini. Ed è chiaro che il nostro augurio è quello di appunto di vivere un anno felice, un anno ricco sicuramente di belle cose, di belle notizie, un anno dove magari ecco, possono pure venire fuori delle problematiche, ma che sia un anno dove appunto tutti quanti si sentono fare parte di una società che appunto facendo squadra porta sempre il risultato positivo a casa.